Giornata numero 12, Serie D, girone D, con all'attivo ben 24 marcature, frutto di 6 successi interni, 2 esterni, 2 pareggi, di cui una reti bianche. Con l'immagine a nostra disposizione iniziamo a vedere il gol che ha deciso la sfida tra Lianese e Dalcione, con il pallone indirizzato nel set alla sinistra di Vinci a cura di Giordani. La capolista Rimini espugna il campo di Lodi e Fanfulla dopo essere andata sotto sul fine di prima frazione per opera di Spaviero. Nella ripresa la risolvono gli attaccanti di scorta di Mister Gavurro, prima Germinale raddrizzava la situazione ed infine Ferrara realizzava il gol che valeva i 3 punti per gli ospiti. In mezzo all'area liquida con estrema facilità e sempre più ultimo Ghivizzano, dopo una mischia in aria la risolve Rossi, Trigiana dagli 11 metri si grava il raddoppio. Prima della mezz'ora Cortesi chiudeva la sfida depositando in fondo alla rete un comodo assist. Nella ripresa lo stesso Cortesi si grava il poker a cura dei padroni di casa. Il gol della bandiera del Ghivizzano invece lo realizzava Marquez al 68esimo della ripresa, una volta presentatosi dinanzi a Malagoli. A progresso basta un gol di Marchesi sul fine di prima frazione per avere la meglio nel derby bolognese sul Sasso Marconi. Di misura anche la San Maurese sulla Bagnolese. La formazione di Protti basta una spaccata in area di rigore di Giannini per avere la meglio sugli avversari. Derby avvincente quello tra Ravenna e Forlì, con i padroni di casa sprecano un penalty con Saporetti. Si fanno bucare da Gersos per poi trovare il pareggio con Aruna. Il gol dei 3 punti arriva sempre dalla bandierina, sempre di testa e sempre da un difensore che porta il nome questa volta di Antonini. Si annullano la vicenda Real Forte, Querceto e Serravezza. Ospiti avanti con Diana al 75esimo, 9 minuti più tardi Grassi ristabiliva la parità. Il Lentigione non molla e rimane a meno 3 della capolista Rimini. Caprioni al 16esimo apre le danze, Frattini 20 minuti più tardi devia in rete un tentativo da parte della formazione ospite. Nel finale Zagnoni mette i titoli di coda all'85esimo, trovando il definitivo 0-3.